L'Associazione Anna Maria Fabiano, nell'azione di promozione della cultura in senso lato, ha voluto promuovere ed essere presente nella giornata del 21 di giugno, che è il giorno della Festa Europea della Musica, con una manifestazione a cielo aperto. La Festa Europea della Musica, come appunto europea, si festeggia nel solito giorno in tutta Europa e non solo, la musica come momento di aggregazione, di condivisione, di festa, appunto. Anche Soveria Mannelli ha voluto partecipare a questa giornata con l'evento che si realizzerà appunto il 21 pomeriggio nella zona antistante al centro Giardo Marotta di Soveria, con le performance dei vari artisti che hanno voluto e che vorranno ancora partecipare. In modo libero, la missione qual è? Ripeto, è quella di stare insieme, di fare musica e promuovere la musica, perché la musica è alla portata di tutti quanti in qualche modo in vari momenti canticchiamo una canzone, c'è chi fa la musica a scuola, c'è chi si riunisce, balla, canta, c'è chi si organizza in gruppi, chi studia, fa degli studi un pochino più severi nei conservatori, ma bellissimo anche quella persona che in modo cosiddetta dilettantistica si prende uno strumento oppure usa lo strumento personale che tutti noi abbiamo, che è la voce, e fa musica. Quindi per noi è importante la presenza degli artisti. Noi aspettiamo soltanto che vengano gli amici artisti per la musica, per fare la musica, e tutti quegli altri che vogliano godere di questo momento. La nostra associazione ha l'orgoglio di dire che comunque abbiamo organizzato, ci siamo preparati per concerti, anche partendo da un livello amatoriale, e ci stiamo lavorando per perfezionarci, e abbiamo fatto diverse partecipazioni a manifestazioni con successo, diciamo che il pubblico ha molto gradito le nostre performance, si sono divertiti e ci hanno applaudito e ci hanno anche incitato a continuare. Quindi penso che è proprio vero, se non si parte non si arriva mai, quindi anche con qualche incertezza, ma bisogna sempre cominciare a fare, perché è attraverso il fare che ci si manifesta la nostra vita.